Una puntata estiva organizzata da Confa TV, ossia il canale mediatico divulgativo di Confartigianato Taranto, una puntata in cui parleremo di una situazione anomala che si sta vivendo, ossia il rincaro dei prezzi, la mancanza dei materiali per numerose categorie di artigiani, e tutto questo mentre ovviamente c'è stata l'annuncio e i primi investimenti in termini di bonus. Alla fine l'amara sorpresa: le risorse proprio materiali, i materiali scarseggiano, evidentemente c'è più di qualcuno che ha voluto farne incetta, ma questo è un discorso di grossi calibri mondiali, e quindi ovviamente il disagio, perché i prezzi sono saliti alle stelle, motivo per cui il governo dovrebbe necessariamente intervenire per calmierare appunto i prezzi. Una puntata quindi interessante che stiamo realizzando in una location estiva nella splendida struttura di Lido Gandoli, davvero una località in. Salutiamo i nostri ospiti, a cominciare da Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto, Raffaele Lucchese, che è appunto il responsabile di ANAEPA, che è appunto la realtà inerente appunto al settore dell'edilizia di Confartigianato Taranto, e Mauro Mazzaglia, responsabile del settore serramentisti di Confartigianato Taranto. Lui viene da Martina Franca. E allora iniziamo questa chiacchierata con Fabio Paolillo. Dunque, una situazione che sembra assurda, sembra abnorme, tanto entusiasmo per i bonus e poi ora gli artigiani che non sanno più cosa dire ai clienti, fermo anche restando il fatto che poi proprio alla luce della mancanza di materiali le consegne e i lavori ultimati slittano ad infinitum. Beh, anche nella settimana ferragostana stiamo sul pezzo, e questo purtroppo fa capire come grave sia questo problema e questa situazione che si è venuta a creare, una situazione che ovviamente colpisce tutta l'Italia, e Confartigianato sta lavorando con il governo, proprio il Confartigianato nazionale ci sta lavorando sopra. Il problema è che tutto questo che sta accadendo, che poi i nostri amici ci spiegheranno nello specifico, finirà per rendere vana non solo l'attesa o la speranza o gli affari che si possono fare, ma proprio la ripresa del settore. E se viene meno il comparto, che il grandissimo comparto dell'edilizia, poi cadrà comunque, si scioglierà completamente, crollerà come un castello di carte, tutto il sistema della ripresa nazionale. Raffaele Lucchese, chi meglio di lei può rappresentarci il settore dell'edilizia, proprio la crisi, no? Con riferimento a questa situazione, ma ecco, nel suo settore, per esempio, proprio andando nel concreto, nello specifico, cosa sta accadendo? In che misura i materiali o sono irreperibili o comunque presentano dei prezzi lievitati oltre misura? Allora, stiamo attraversando veramente un periodo, un clima grottesco, perché innanzitutto veniamo da anni di profonda crisi nel settore di mancanze di commesse, di prezzi assurdi, e sembrava che grazie alle manovre del governo questo periodo post pandemia dovesse un attimino aiutarci e far ripartire l'edilizia. Così sembrava e così è per certi aspetti. Il problema qual è? Il problema è che abbiamo innanzitutto
innanzitutto difficoltà nel reperimento della manodopera al momento, perché ci sono alcune misure del governo, tipo il reddito di cittadinanza, che ci sta creando qualche difficoltà, perché molti sono assistiti dal reddito. E preferiscono non lavorare. Esattamente, perché di fronte a uno stipendio più o meno di un operaio edile, diciamo di primo o secondo livello, che viaggia intorno ai 1.400-1.500 euro, con il reddito di cittadinanza riescono a percepirne 800-900 senza far nulla, e magari arrotondare facendo un po' di lavoretti a nero. Quindi questo è un problema davvero gravissimo. Ecco perché io l'ho sempre definito, l'idea, come avviene in altri paesi europei, è giusta quella del reddito di cittadinanza, però per come è stata applicata diventa reddito di parassitismo, non di cittadinanza. Assolutamente sì, è chiaramente una misura molto valida per chi ha necessità, quindi penso ai padri di famiglia che hanno perso il lavoro, anche in età avanzata. Come strumento per immettersi nuovamente, non per galleggiare in questa palude. All'inizio era stato un attimino proposto in questa maniera. No? Dovevano esserci i navigator, poi sono spariti pure i navigator. Sarebbero stati chiamati al terzo rifiuto, avrebbero dovuto perdere il reddito di cittadinanza, cosa che materialmente non è successo. Non hanno avuto neanche la prima chiamata. Esattamente. Quello è un altro problema che dovrebbero prima o poi affrontare, perché i centri per l'impiego, ex uffici di collocamento, io francamente non so a che cosa servano, perché non, io personalmente non ho mai attinto dalle liste dell'ufficio di collocamento, dei centri per l'impiego, quindi non so veramente quale funzione assolvano. E naturalmente avranno certamente dei costi importanti. E poi c'è il discorso dei materiali. Il discorso dei materiali, diciamo, le motivazioni se ne sentono tante. Sicuramente la Cina si è ripresa più velocemente rispetto ad altri paesi per quanto riguarda il discorso della pandemia, per cui sono riusciti probabilmente ad accaparrarsi e a fare una sorta di cartello per quanto riguarda le materie prime. Probabilmente c'è più di qualcuno, grossi general contractor, che stanno facendo anche si stanno accaparrando, per cui, ma stiamo vivendo dei grossissimi problemi: ferro, polistirene, le resine, tutto ciò che concerne, insomma, i lavori legati al super bonus, all'eco bonus, al sisma bonus, a tutti. Poi ritorneremo, perché c'eravamo illusi di questi bonus. Io non mi sono neanche illuso minimamente, non l'ho neanche realizzati, perché la teoria è bella e la pratica è altra cosa. La teoria è una cosa. Veramente saranno le banche. Appunto. E ora passiamo a Maurizio Mauro. Maurizio Mauro Mazzaglia, ecco, vabbè, è più allungato. Mauro Mazzaglia viene da Martina Franca, settore appunto il settore dei serramentisti. Ecco, vediamo in questo specifico settore cosa sta accadendo. Beh, il mercato sicuramente è drogato da questi incentivi, una bella droga, perché come diceva anche Raffaele, dal niente in cui abbiamo problemi opposti. Adesso abbiamo questa abbondanza. Io il fatto della scarsità, della mancanza di reperibilità della materia prima, faccio questo esempio. In autostrada certe volte arriviamo e troviamo un blocco del traffico. Quindi tutte le macchine si fermano. Poi camminando vediamo che non c'è nessun incidente, magari si è solo stretta un po' la strada. Bene, immaginiamo le prime automobili come i consumatori, che durante il Covid hanno rallentato, quindi tutti i consumi, quindi rallentando le prime macchine, tutte le altre macchine hanno rallentato e quindi i fornitori di infissi, i fornitori di materiali. Tutto a catena. Tutto a catena. E alla fine si è fermata la cava della bauxite in Cina, che ha licenziato gli operai. Al contrario, quindi, quando la macchina è ripartita, quindi quando le prime automobili sono ripartite, quindi i consumatori hanno incominciato a chiedere, grazie agli incentivi, quindi le finestre, le case nuove, le ristrutturazioni, la domanda è ripartita in tempo. Quindi poi sono ripartiti i fornitori degli infissi, delle porte, che hanno cominciato a consumare
quello che avevano in casa e hanno aspettato a ordinare il nuovo materiale, quindi uno o due mesi hanno campato così. L'azienda che forniva gli infissi o i semilavorati ha incominciato a lavorare due mesi dopo con quello che avevi in casa e così via. Quindi la cava in Cina che doveva produrre la bauxite è partita con 8 mesi, un anno di ritardo e quindi secondo me tutta la situazione si normalizzerà almeno fra un anno o due. Ecco perché dovrebbero comunque allungare... E intanto tra un anno o due voi entrate in crisi, i clienti impazziscono perché si vedranno realizzati i prodotti, no? Quanto ordinato con le calende greche. Il problema principale potrebbe essere proprio per il privato, perché per il pubblico stanno pensando, sembra che a ottobre debba uscire un decreto o comunque debbano sistemare delle norme in maniera da poter recuperare il gap, sì, quella differenza sì. Fabio Paolillo, ovviamente questa è la situazione, non possiamo piangerci addosso, dobbiamo come dire, uscire da questa situazione di impasse e quindi in questo caso, in questo senso Confartigianato si sta muovendo seguendo ovviamente i canali istituzionali, lanciando un appello al governo, ai vari rappresentanti affinché comunque si esca da questa situazione. Cosa chiedete nello specifico? Beh, c'è un fronte molto grande che chiede un intervento del governo volto a calmierare. Calmierare vuol dire a fissare dei paletti. Un limite massimo. Dei limiti massimi dove, poi non bisogna dire, siccome il problema è poi tra l'altro è mondiale, perché noi poi siamo l'Italia che è la nazione che ha meno materie prime che produce in casa, quindi è chiaro costretta che ad importare mercati mondiali e quindi però se si riesce comunque a far capire a chi ce l'ha di uscirle, perché c'è anche il problema poi di chi poi se li tiene per darli poco alla volta a prezzi per fare la speculazione, è chiaro, e da quel punto di vista quindi procedere a un'azione governativa di calmierare i prezzi potrebbe essere una soluzione. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di dare degli sgravi, ce lo diceva anche, è venuta anche da Taranto, dalla nostra associazione, una proposta dei vari artigiani, sono presenti qua, di chiedere degli sgravi, cioè la parte di differenza in qualche modo va restituita alle imprese, perché l'impresa che ha firmato un contratto diversi mesi fa e va a realizzare oggi, quel preventivo accettato che le ha fatto qualche mese fa non è più reale. Ci deve essere una sorta di aiuto, di compensazione. È una perdita secca in quel momento, perché la penale cioè è sempre meglio farlo il lavoro che non pagare la penale. Andando a realizzarlo hai una perdita secca, tu quella perdita secca, governo, riesci a farcela compensare in qualche modo, questo è lo sgravio che si può... Però Paolillo, c'è pure la situazione del cliente, io sono il committente di un lavoro, degli infissi, tanto per dirne una, e aspetto mesi e mesi, magari ho acquistato una casa, devo entrare in un appartamento e mi trovo bloccato. E beh, per questo anche il cliente, ma non può essere di parte, non può essere l'impresa che te lo dice, sarebbe scontato, può essere vista come una scusa. Ecco perché il governo deve parlare a livello nazionale e dire guardate che c'è questo problema e quindi i clienti devono capire che il problema è reale, non è una cosa che si inventa l'impresa o non è una scusa che si inventa l'impresa. Allora, andiamo a vedere proprio nel concreto, Raffaele Lucchese, quelli che sono i rincari, ecco, facciamo sì. Proprio diamo dei numeri, diciamo, che esprimono la cifra di questa situazione che così è esplosa, sì. Magari inavvertitamente, perché forse 3-4 mesi. Sì, allora fino a 5 mesi fa festeggiavamo i bonus, ora forse vengono lanciate maledizioni verso i bonus. Allora, sulle materie prime, in particolare legname e ferro, il ferro è aumentato all'incirca del 110-120% in pochi mesi.
Il legname da 265 euro a metro cubo è arrivato, prezzo di stamattina, a 650 euro a metro cubo. Oltre il triplo, quasi il triplo. E chiaramente il ferro per le nuove costruzioni, quindi ha un'incidenza altissima. E altrettanto il legname, quindi casseformi e tutto il legname che serve per realizzare una nuova costruzione, a parte le nuove costruzioni, quelle che prevedono anche tetti in legno e quant'altro. E sono delle differenze altissime che non possono essere addebitate, diciamo, né al cliente né all'impresa. All'impresa sicuramente no. È un problema soprattutto del privato. Nel pubblico stanno cercando di sistemarlo, ripeto, però nel privato l'allungamento dei tempi e questi rincari ci sta creando delle grossissime difficoltà. Mauro Mazzaglia, abbiamo parlato con il suo collega lucchese di questi rincari, vediamo alcuni casi specifici dei numeri del suo settore, quello dei serramentisti. Sì, io in particolar modo faccio porte blindate, quindi c'è molta la mira. Ti dico solamente che un carico acquistato a novembre mi è costato sui 20.000 euro, lo stesso carico acquistato a maggio 45.000 euro. Cioè da 20.000 a 45.000 euro. Oltre il doppio. Oltre il doppio. E noi abbiamo contratti chiusi a novembre con consegna fine di questo anno con prezzi vecchi. Io ho avuto un aumento proprio netto di un buon 30% sul costo di produzione della porta blindata. Ma così anche nel mondo degli infissi. Anche gli infissi in legno non si salvano da tutto questo. Anche se dice, ma è il legno? È tutta una catena. Perché qui è saltata anche la catena della logistica, dei trasporti, tutto quello che viene dalla Cina, i container sono passati da un costo di 2.000 euro a 11.000 euro, anche le navi container che portano la materia prima è aumentata in maniera esponenziale. Ma così si rendevano anche l'effetto del bonus, perché se prima mi servivano 100.000 euro per realizzare quell'opera, io cliente privato, adesso che me ne servono 200, col bonus me ne dai il 50, quindi praticamente... Però dovrebbero anche sistemare il discorso dei prezziari regionali, perché i prezziari regionali sono aggiornati. Adesso c'è stata una piccola sistemazione dei prezzi più importanti, però i prezziari regionali delle opere pubbliche sono quelle che con i super bonus gestiscono anche il discorso dei lavori privati. E quello è un altro problema, che oramai sono sulle materie prime sono completamente superati da questi rincari. Allora, stava dicendo Paolino? E quindi, rendendo vano il bonus, una volta che se ne accorge il privato, verrà meno la domanda e si torna ai punti di partenza, cioè a qualche anno fa, e quindi le imprese torneranno alla crisi. Quindi se non si riesce a gestire bene questa ondata, cioè bene sono i bonus, date più tempo, questo chiediamo anche, date più tempo su tutte le tipologie di bonus, però adesso bisogna calmare i prezzi, perché conti alla mano, non è più il 50% poi il risparmio, no? se i prezzi aumentano, a parità di quello che devo realizzare. Dicevamo... Forse ci si era illusi dei bonus. Per carità, la misura era apprezzabile, aveva una sua logicità, aveva una sua convenienza, però poi io ho sempre detto dentro di me, ma vuoi vedere che esce l'inghippo? E l'inghippo è uscito. Questo non per fare i malpensanti o, come dire, gli uccellacci del malaugurio, però i fatti poi purtroppo hanno dato ragione a chi era un po' sospettoso, scettico. Sì, sicuramente. Il messaggio che è passato all'inizio sui vari bonus era un messaggio molto semplicistico rispetto a quello che abbiamo... Forse politico, diciamolo. Sicuramente politico. Propagandistico. Propagandistico, e c'è stata una forte illusione. Per carità, i cantieri sono partiti, però è stato un discorso più...
verso le grosse aziende che sono in condizione di fare da general contractor. Quindi, come al solito, devo dire, la politica è stata una politica per le grosse aziende, non per la piccola impresa. Tutte le variazioni che hanno fatto, i vari decreti, hanno creato tantissima confusione, soprattutto al privato, perché è passato il messaggio che l'impresa si potesse al 100% sostituire in tutto e per tutto, quindi anche nella parte soprattutto finanziaria, quando materialmente non è detto che debba andare così. Poi sono nati una serie di problemi, perché chiaramente anche innanzitutto i tecnici sono stati investiti di tantissimo lavoro, per cui tecnici, imprese, per cui siamo tutti veramente al collasso, diciamo, lavorativo e organizzativo. Ecco, mi permetto un attimo, intanto dico a beneficio degli amici telespettatori come TV e web di ConfaTV che siamo nella location di Lido Gandoli, e quindi questo sottofondo musicale non è un qualcosa così, qualcuno potrebbe dire questi sono impazziti, no, anche perché stiamo parlando di argomenti fin troppo seri e purtroppo preoccupanti. Ma dicevo, come tutti sapete, Lido Gandoli con la sua struttura è davvero un fiore all'occhiello della realtà tarantina, e la sera questa musica in sottofondo insieme alla degustazione dei vari piatti ovviamente rende l'estate tarantina davvero apprezzabile, per cui questo sottofondo musicale, peraltro gradevolissimo, è giustificato, lo stiamo dicendo, perché se no si potrebbe pensare a stranezze, ne accadono tante, come per i bonus c'è ora anche la musica. Però è piacevole, certo, in modo più informale. No, io difendo a spada tratta l'ecobonus, lo sconto in fattura del 50%, che veramente ci ha fatto ripartire alla grandissima. Invece il 110, sempre una norma importantissima, però si è sottovalutato anche il lato, per quanto riguarda il lato non politico, da parte dei comuni, cioè del lavoro che i comuni devono svolgere, certo, la parte burocratica. Perfetto, sì. E quella ha anche limitato molto l'attivazione di questa misura. Questo è stato anche un blocco, però l'ecobonus, lo sconto in fattura, è stata veramente la manna dal cielo per il nostro settore, e io dico grazie. Bene, allora concludiamo un po' con un'ultima battuta di ciascuno, allora, cominciando da Fabio Paolillo. Allora, Paolillo, fiducia nelle istituzioni, nel senso che l'appello a calmierare i prezzi è anche nell'interesse stesso del governo del paese Italia, perché sennò qui veramente andremo incontro a situazioni disperate e per gli imprenditori e per i clienti, quindi confidiamo nella sensibilità del governo, nella capacità di adeguarsi alla nuova realtà attraverso provvedimenti ad hoc. Sì, tra le altre cose grottesche che ci ritroviamo in questo momento è una cosa che non ci si riesce a spiegare, come mai non si trova la manodopera. Il reddito di cittadinanza ha più di qualche colpa, e non solo il reddito di cittadinanza, però... Sì, però questo è un dato di fatto a cui bisogna non solo dirlo, ma poi trovare la soluzione, perché non mi sembra normale, in un momento in cui bisogna partire come una locomotiva, bisogna farlo prima degli altri, perché sennò vengono gli stranieri, vengono da fuori a fregarti il lavoro, scusate il termine, e come mai ci siamo fatti trovare impreparati sulla manodopera, questo non me lo spiego, può essere un problema di formazione, e noi come Confartigianato già da settembre ci metteremo a lavoro per cercare di aiutare a formarsi, ma credo che non sia solo quello, sia un fatto che forse è un comparto che i ragazzi di oggi non preferiscono, perché è un comparto dove si lavora, e i famosi comparti dove ci si sporca le mani, il carrozziere, l'edile, no? Là devi sporcarti le mani. Quindi è un dobbiamo associare anche un problema di mentalità di oggi, che vede le persone, quindi i giovani, il nostro futuro, spostare il proprio obiettivo non più a un lavoro manuale, ma a altro tipo. Allora, Lucchese, speranza, fiducia in questi provvedimenti? Se no, non so come farete ad andare avanti.
Si trova proprio a essere soffocati. C'è il rischio che si possano bloccare diversi cantieri, c'è il rischio serio, e che non si possano affrontare tutti i lavori che si stanno... Sono stati previsti, messi in cantiere, il caso di dire, scusate il bisticcio di parole. In questo periodo, assolutamente sì, assolutamente sì. E allora, Mauro Mazzaglia, lei è sempre sorridente, ottimista, buon per lei e per i suoi clienti, come cercherà di uscirne da questa situazione? Ha già qualche idea? Perché poi sì, i provvedimenti del governo, però intanto bisogna ingegnarsi, no? Dice il proverbio, aiutati che Dio ti aiuta. Sì, intanto stampo un listino ogni mese e quindi questo già aiuta. Guarda, se allungano i termini per l'applicazione, quindi di tutti i cantieri, per tutti i cantieri del 110, noi siamo già soddisfatti di quello, perché abbiamo più tempo per prepararci. Si stima che in Italia 11 milioni di immobili abbiano bisogno di una ristrutturazione energetica. Solo questo, solo ricorrere alla ristrutturazione energetica di questo patrimonio immobiliare italiano porterebbe al raggiungimento dell'85% degli accordi di Kyoto. Quindi secondo me il governo continuerà su questa riga del 110, non sarà il 110, sarà il 90, il 75, ma è la strada che bisogna percorrere per salvaguardare il nostro pianeta, il risparmio energetico. Bene, termina qui questa puntata di appunto dell'approfondimento, appunto la trasmissione organizzata da ConfaTV, il canale mediatico di Confartigianato Taranto, che appunto produce queste, realizza queste trasmissioni. Che dire, ora ci godiamo un po' il fresco, anzi il caldo estivo. Abbiamo cercato di così di sorridere, di distrarci, no? Con questa bella location, perché poi sono anche punti, luoghi che danno fiducia al territorio, no, Paolillo? Perché Taranto ha tanti problemi, però anche le sue bellezze, i suoi imprenditori che investono. Alla ripresa, dopo il Ferragosto, diciamo da settembre, noi saremo sul pezzo con l'approfondimento, perché vogliamo vederci chiaro, vogliamo capire fino a che punto questa situazione sta degenerando e soprattutto gli argini che il governo dovrà necessariamente porre. Alla prossima!